Siddhartha, Asia lo martire, 25 anni, giovane artista. Siddhartha, cos'è l'arte per te? Essenzialmente, per quanto mi riguarda, l'arte è una delle forme di comunicazione, poi con i vari rami e ranghi, quindi che sia la pittura, la poesia, qualsiasi forma musicale. Effettivamente l'arte è comunicare, quindi comunicazione essenzialmente. L'artista si esprime sempre tramite i suoi lavori, nel caso tuo particolare sono quelli letterari che fanno banco. Tu come hai iniziato? Io scrivo da quando sono piccola per necessità, è un bisogno il mio, quindi non ho avuto una data d'inizio, ho sempre scritto essenzialmente. La mia vita artistica, o chiamiamola così carriera, ha avuto luogo nel 2010, quando grazie a delle persone sono stata resa pubblica, esponendo le mie poesie a una serata in onore di Alda Merini. Di lì a poco sono stata contattata dalla casa editrice Rupe Mutevole e ho dato atto a quello che era il, chiamiamolo, dono. Quindi, oltre alla passione e la dedizione verso l'arte, per te era subito pronto il primo lavoro letterario, ovvero la Tara dell'Atman. Cosa ti ha spinto a fare questo lavoro? Mi ha spinto nulla, essenzialmente è stata una richiesta che mi è arrivata in brevissimo tempo da quando mi sono resa edita, non l'ho presa né come una sfida né come null'altro, mi è arrivata questa richiesta e ho pensato che fosse giusto per una persona che scrive non tenersi tutto nel cassetto, così come siamo abituati a fare noi scrittori, ma quantomeno iniziare a lanciare dei messaggi in questo mondo ostile nei confronti di noi giovani, dell'arte e della comunicazione. Le tue poesie che citi a senso unico nel tuo libro lanciano un messaggio. Qual è? La mia poesia essenzialmente è poesia, non sono io poeta a dover spiegare quindi cos'è la poesia, se non neanche esisterei, non esisterebbe la poesia di conseguenza. Sicuramente voglio mandare dei messaggi e sono dei messaggi che dovrebbero portare l'uomo, quindi la coscienza dell'uomo, l'anima dell'uomo e in definitiva l'interiore dell'uomo, a fermarsi e a pensare soprattutto, a rendersi conto di quello che abbiamo di fronte, di quello che ci circonda, perché spesso e volentieri viviamo tutto freneticamente, non abbiamo neanche il tempo di pensare a noi stessi o a quello che elabora il nostro pensiero stesso. Siamo come degli uomini che guardano ma non vedono. Dopo il tuo primo lavoro nel campo produttivo, cioè o meglio l'uscita del primo libro, in così breve tempo hai portato alla luce il secondo libro, ovvero Tra anima e coscienza, On mani padme hum. In cosa si discosta questo secondo lavoro letterario rispetto al primo? È una fotocopia o è un prosieguo di un certo itinerario? Tra la prima e la seconda pubblicazione, quindi nell'arco di 2 anni, sicuramente c'è una crescita a livello interiore molto più ampia del progetto che è la poesia per me, per quanto mi riguarda personalmente. Sicuramente c'è una crescita molto più consapevole della parola pronunciata e quindi scritta e che quindi poi rimane e permane. E sicuramente c'è stato un cammino dalla Tara dell'Atman al libro Tra anima e coscienza che va a sottolineare una crescita interiore di colui che sta creando, anche se il messaggio resta e permane ed è quello. L'artista è sempre colui che vede il suo percorso lungo e irto, oltretutto tortuoso. Questa giovane artista, Siddhartha Asia lo martire, sa che cosa le aspetta in questo percorso? Sì, effettivamente quando ho iniziato a rendere pubbliche le mie poesie ero consapevole che non avrei ricevuto solo applausi e benevolenze, ma anche critiche, ed è giusto che sia così come nell'arte in tutti i propri campi. Per quanto riguarda il campo artistico che mi riguarda, devo dire che la strada è tortuosa, sicuramente noi giovani nel terzo millennio non abbiamo grandi alternative perché siamo troppi, con troppa creatività e spesso questa creatività viene sottoposta,
viene denunciata quasi da coloro che dovrebbero invece tutelarci effettivamente. Quindi siamo troppi, siamo tanti, abbiamo tante idee e nessuno le prende in considerazione. Ultima domanda, come vorresti congedarti da questa video intervista con i nostri lettori? Diceva Nietzsche, bisogna fare di sé dei capolavori. Credo che dai vecchi del passato dovremmo iniziare non solo a leggere e citare, ma a mettere in atto, semplicemente.